Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo, qualora vi facesse piacere, visto che per noi è importante, noi non chiediamo soldi, sapete, non vogliamo nulla, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Ora, veniamo, veniamo a noi. Eh, già ne stanno parlando un po' tutti i portali web, tutti i giornali del mistero di Lukaku. Allora, io di risonanze ne ho fatte diverse avendo giocato a calcio anzi tuttora ho un problema a un ginocchio eh, e quindi insomma so, so di cosa si parla ma a parte quello per fare una risonanza poi se ci sono dei medici all'ascolto diciamo eh, sto per dire cose che sanno molto meglio di me per fare una risonanza ci vogliono dai 20 ai 30 minuti dipende un attimino no anche dalla velocità di chi te la fa la risonanza di Lukaku è stata rimandata a poi intanto lui parte parte per il mondiale e a questo punto cari ragazzi cari tifosi dell'inter eh, non è che è calata che è calato un mistero su questa, su questa cosa qua ma, eh, cioè voglio dire scontato dire che il giocatore ha dei problemi loro non gli hanno voluto fare la risonanza perché eh, sanno che non sta bene e aspettano di fargliela un po' più là quindi Lukaku parte per i mondiali fondamentalmente infortunato no giusto cioè no, non ce lo stanno scrivendo ma lo, lo abbiamo lo abbiamo capito e io quando, hai, quando avevi parliamo al passato di questa proprietà? Quando avevi giustamente sono cose che succedevano quando avevi una proprietà debole finanziariamente affossata, distrutta? No, perché Lukaku viene venduto? Posso sbagliare di qualche milione? Eh? Lo dico subito. Lukaku viene venduto, cari ragazzi, per 113 milioni, una 65 e 68 vengono ridati al Manchester United. Il resto li prendi te, quindi fai 113 meno 65 meno 68, ma l'iter quest'anno ne rispende altri più 22 per il prestito, attenzione. Quindi che operazione è stata alla fine quella? E per come la vedo io, e ripeto, questa, questo è il mio punto di vista che può essere sbagliato, non sono così presuntuoso da dire ti sto dicendo la verità, sono punti di vista, sono sensazioni. E per come la vedo io, Lukaku ha sfruttato un Inter debole finanziariamente per il ritorno. Perché un Inter che secondo me mette da parte un po' la dignità, cose che ho già detto, per riprenderselo, un Inter forte finanziariamente, Lukaku non lo riprende mai. Quindi dal lato finanziario sta diventando un'operazione un, un, un perché l'Inter fa un grosso affare secondo me quando lo vede a 113. Ma se poi paga 22 milioni per un anno per un prestito tra ingaggi, tasse e eh, eh, lo stesso prestito, i soldi saranno messi in tasca, alla fine cosa gli rimane? 20 milioni? Capisci quando sei debole finanziariamente? Che, 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 cosa, che cosa ti tocca fare? Per quello non vai da nessuna parte. Che poi ti tiri dietro anche la sfortuna quando sei debole finanziariamente di Gosens e Correa, stesso discorso, poi dopo veniamo alla nuova proprietà. Gosens e Correa, operazioni fatte da una proprietà debole, sgangherata a livello finanziario. Perché Gosens lo prende infortunato, Correa lo compri a 32 milioni perché lo titolo te lo fa pagare in 47 anni, te lo ipervaluta e tranne Leverton il ballerino a quel tempo non ha offerto. Perché? Perché sei debole finanziariamente su tutto quello che poi abbiamo detto su Inzanghi, e eh, su tutto quello che si dice sullo stesso allenatore piacentino. Io penso che rispetto a Correa, rispetto a Gosens, lui avesse preferito altri giocatori. Anche perché Gosens non è l'esterno che piace a lui. Io l'ho sempre detto questa cosa qua. A parte ora c'è un Di Marco stratosferico, ma Gosens, tra che non gli piaceva a livello proprio di caratteristiche, tra che eh, c'è un Di Marco che ormai eh, è esploso, anche se io lo vedo molto meglio come esterno di centro campo Di Marco che come tutta fascia per come vedo il calcio io Gosens deve andare via ragazzi perché altrimenti ti bruci ti bruci oltre il ballerino 30 milioni, ti bruci 25 milioni anche di Gosens, ecco perché Correa e Gosev a gennaio una società che comunque ha capito che i danni ha fatto grazie a un presidente non ha più una lira li deve vendere per rientrare dei soldi spesi perché sì, li paghi i 5 li paghi con eh, fra due, tre, quattro anni. Soprattutto, cosa prestito a 18 mesi. Che la prossima non si possano fare più. Ma comunque, tu li devi pagare. l'Inter per correa rate da 8 milioni. Di cosa vogliamo ragionare? Su Luca comunque c'è ancora questo. Eh, velo di mistero e sicuramente non ci stanno dicendo tutta la verità questo penso che lo abbiamo capito tutti no? Giusto? Le fantasie sono le fantasie per quanto riguarda la nuova proprietà allora rumors americani no? Si parla stamattina sono tornati in auge gli americani ora rumors americani quali sono? Quali sarebbero questi americani? Bertarelli? Da qualcuno è stata definita un'indiscrezione Bertarelli. Cos'era uno scherzo Bertarelli? L'Asri, cos'era? L'indiano, dov'era? Dove sono andati a finire tutti gli americani? Nel cestino, dove sono questi americani? Rumors, si parla di rumors, ma nessuno ha mai fatto un nome ben definito. Le fantasie. Le fantasie finanziarie quali sono? Sono quelle di parlare di un ri, di di ridiscutere un pick bond da un presidente che non può dare garanzie più su nulla, che non ha più liquidità per andare avanti e qualora lui avesse potuto ridiscuterlo, cosa non può fare? Lui avrebbe affossato definitivamente la società nel ridiscutere un pick bond di cosa, perché cosa, con 900 milioni di debiti, abbiamo detto cosa vuoi discutere? Lui se ne sta andando e se ne doveva andare, ma non ora, due anni fa se ne doveva andare. Cosa c'è da discutere? Quelle sono fantasie finanziarie. Quelle sono fantasie finanziarie. Parlare per ridiscutere un pick bond. Lo stadio, lo stadio sono fantasie, sono fantasie anche quelle dello stadio, perché lo stadio non è ad oggi una certezza all'Inter. Quante volte avete sentito dire vende solo se c'è la concessione dello stadio? Sono tutte fantasie e poi te l'ha fatto vedere la Juve a livello finanziario. Non è che chi sia cambiato chissà cosa con lo stadio. La Superliga, altra cosa che non è una certezza, che molto probabilmente non si farà nemmeno la Superliga. Che poi i soldi li prenderebbero i fondatori. L'Inter non sarebbe stata nemmeno una fondatrice della Superliga. Ma di cosa vogliamo ragionare? Sono tutte cose astratte, Super Lega, Stadio, Rumors Americani. Te mi potrai dire, ma anche gli arabi sono tutte cose astratte. Intanto ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo negli arabi. Compreso il Washington Post a fine gennaio a febbraio che riprende, no, scusami, ad aprile che riprende. A fine aprile che riprende la notizia di gennaio, confermando l'acquisizione degli arabi a Stadio, Superlega, Bond questi rumors americani sono tutte cose astratte le fantasie finanziarie sono quelle di ridiscutere un Bond con un presidente a 900 milioni di debiti ma, ma di cosa vogliamo ragionare qui? ma di cosa vogliamo ragionare? Ditter ha bisogno di questi in Cina non hanno riaperto nessun rubinetto per lo sport soprattutto per il calcio i rubinetti sono chiusi. Meno male queste cose qui le stanno dicendo giornali seri. Sono chiusi i rubinetti. Basta, via c'è solo una strada. Via. E lasciano comunque un club con 900 milioni di debiti. Sì, uno scudetto e due hoppe va bene, ma ci sono 900 milioni di debiti. Volevi ridiscutere anche i pic bond? Che poi perché è stato fatto un pic bond? Perché c'era una cessione in atto, altrimenti avrebbero studiato un'altra formula. Il pick bond viene fatto quando c'è una cessione in atto. Cioè, vi rendete conto quante cavolate vengono dette? Che poi c'è qualche giornalista, seguimi bene, che sminuisce un po' gli arabi, però ci chiama per sapere cosa sappiamo degli arabi, senza fare nomi, e abbiamo le prove di questo. Come siamo sicuri della mail di mia drennan, no? L'ufficio legale di mia drennan, visto che sono arrivate migliaia di mail, avrebbe dovuto dire, ragazzi, noi di questa cosa qua non ne sappiamo nulla, no? Invece l'ufficio legale di mia drennan, chieditelo come mai non ha detto nulla, non è uscito nulla. Perché forse era vero quello che dicevamo noi? Perché è vero, infatti, perché Glass Trust con O3 non c'entra nulla. Come, come questi Rubos americani, Bertarelli, Lasri l'indiano. Ma chi, chi ne sta parlando di questa roba? Aí? Nessuno. Almeno, poi dopo vedremo chi arriverà, no? Almeno degli arabi ne ha parlato tutto il mondo, ne hanno parlato tutti i giornali del mondo e continuano a parlarne anche in Francia e in Germania, tranne che in Italia. Ma poi alla fine, ragazzi, io sono un tifoso dell'Inter, l'indiano lì che sta comprando il Liverpool, per me, guarda, se. Guarda, se fosse stato per me per me poteva arrivare, sarebbe potuto arrivare anche l'indiano del Liverpool no? con 90 miliardi di patrimonio. L'importante per me da tifoso del Niter era non andare più a giro con il piattino in mano, non fare più fine, non fare più operazioni disastrose perché disastrate, perché quando non hai soldi sei costretto a andare a guardare nell'umido delle altre squadre. E noi siamo l'inter. Se ti volevi divertire a un'altra squadra comprati i Poggi Bozzi. L'Inter non te la puoi permettere più, ma non da ora, da due anni. ridiscutere i bond per fare cosa? Per andare a chiedere Cuogliarella alla Sant'Oria a gennaio. Invece, certi tifosi dell'Inter invece di dire no, guarda, ma cosa vuole ridiscutere questo? No, sta ridiscutendo il bond, aspetta la Superlega, ma quale Superlega? Ma la Superlega di chi? Di che? Dov'è questa Superlega? E poi con che squadra? Come fai ad. La, super, la, la Superlega, se si fa, si fa. A parte l'UEFA si è messa di traverso. Si sarebbe fatta nel 2026. Come ci arriva Zanni nel 2026? Te nel 2026 sei, sei fallito, secondo me, come, come squadra, come società. Dove vai? Con una, con una società che perde 200 milioni all'anno. Aspetti 2026. Per fare la Superlega a un miliardo e quattro di debiti vai a fare la Superlega secondo te e ti fanno iscrivere ancora al campionato con che squadra puoi vai la Superlega con Geova che ha 43 anni ma facciamo la finita di dire cazzate facciamo la finita di dire cazzate e di strumentalizzare le cose che dicono certi giornalisti anche perché poi chiamano noi infatti non hanno escluso gli arabi se ci fate caso, continuano a parlare di americani, ma non escludono mai gli arabi. E fate bene a non escludere gli arabi perché saranno loro a comprare l'inter in Ciao, ragazzi, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e attivate la campanellina. Mi dispiace, ma quando vedo il presidente di tuta a me mi viene nervoso, ma non perché si mette la tuta, perché ormai ha fatto quello che doveva fare, ha perseverato per come la vedo io altri due anni. Quindi Zang, ti saluto, complimenti per la tutina. Lui, Vitton, fammi fa, fammi, non lo so, fammi un regalo, mandami una tuta Zang, dai, ciao, Viter.